Allora, siamo con Elpidio Tramontano che circa 30 anni fa ha realizzato la statua bronzea di Sant'Elpidio che tutti quanti oggi a Sant'Arpino veneriamo. Allora, Elpidio, come nacque questa commissione, la realizzazione di questa statua? E non è stata mai commissionata, è nata solo dalla mia esigenza di colmare una cattiva azione che venne compiuta in quegli anni. E quindi alla notizia che avevano trafugata la scultura in argento realizzata anni precedenti rispetto alla mia, e rimasi impietrito. E quindi riflettendo su questo, cosa si può fare? Dimostrare che se c'è qualcuno che non ha la sensibilità al diffondere il valore dell'umanità, ci posso pensare io. E allora piano piano, prendendo proprio dell'argilla, del fango, e avvalendomi della foto della statua che c'era, iniziai questo cammino. Quindi piano piano, arrivai a improntare l'immagine di Sant'Elpidio. A questo punto chiamai il presidente del comitato di Sant'Elpidio e venne a vedere. Allora la prima cosa che esclamò disse: miracolo, ci ha eritato la statua di Sant'Elpidio. Allora io, commosso insomma di questo risultato, continuai nella modellazione. Quindi poi piano piano, con l'intervento diciamo istituzionale del parroco, del comitato, e con la risposta di tutti i fedeli, riuscimmo a realizzare questa fusione presso una fonderia, perché il mio compito fu quello di realizzare il modello, seguire tutto il lavoro e arrivare alla rifinitura generale insomma della scultura. Quindi praticamente qual è stato questo scopo? Quello di ridare a Sant'Arpino la continuità della speranza di diffondere questo messaggio che viene dalla fede in Dio, nel senso di spendere la nostra esistenza non solo per l'acquisizione di una porzione materiale che ci serve per vivere, ma per dare la speranza di diffondere questa possibilità che ognuno di noi può servire per un altro e non solo per se stesso. Quindi l'azione del rubare è la sottrazione di questo valore alla diffusione del valore umano. Quello di continuare facendo qualcosa per gli altri, che può essere una scultura, può essere, non so, aiutare qualcuno ad attraversare la strada, proprio la cosa più semplice, già ci mette in direzione di continuare quel processo che ci rende uomini. Quindi alla fine che cos'è l'uomo? Non è altro che, almeno dal mio punto di vista, con un po' di fantasia, non è altro che l'immagine di Dio. Quindi diventare uomo, comportarsi da uomo, è la cosa più semplice di questo mondo. E quindi comportarsi da uomo significa non sottrarre la proprietà, diciamo, la vita all'altro. Quindi le due azioni, quella della sottrazione dell'immagine di questa sacralità dell'uomo e quella della restituzione di questa sacralità. Quindi abbiamo compensato con queste due opposte azioni i due valori. Uno che va nella direzione del dono, del dare la vita attraverso le proprie azioni. In questo caso ho dato la vita alla materia inanimata, un po' di metallo, che è diventato l'elemento che costituisce la speranza dell'umanità. Dall'altra parte, coloro che hanno sottratto quella piccola quantità di materiale per annullare la propria azione umana. Elpidio, tu in un messaggio quest'anno per il trentennale della statua hai parlato di una cultura materialista che c'era 30 anni fa, per cui in effetti questa statua è stata rubata, quindi il valore del bene in sé. Secondo te in questi 30 anni cosa è cambiato da allora?
La prima cosa, siamo cambiati noi nel senso che abbiamo vissuto questi 30 anni e quindi ci siamo arricchiti dell'esperienza personale e quella della società che ci circonda. Io posso fare un bilancio dal mio punto di vista da Sant'Arpino fino a Verona, insomma, con questa estensione di 700 chilometri, così che ecco quella. E io la metterei sul punto che esistono ancora queste due culture e non si possono annullare, né tantomeno si possono combattere, ma si devono studiare, si devono mettere in relazione, perché ognuno di noi in contemporanea può possedere queste due virtù, quella della relazione con l'altro e quella di sottrarre agli altri. Quindi le due cose non le possiamo eliminare, le dobbiamo vivere. Allora, in che modo possiamo vivere la cultura del non rubare, diciamo, del bene e del male? Di un mondo senza ladri. Ecco, di un mondo senza... Come? Partendo dalla scuola, insegnando le due possibilità, perché solo insegnando le due possibilità mettiamo nelle condizioni di chi deve operare la scelta di conoscere le conseguenze di quello che sta facendo. Allora, se dai 3 anni, dai 5, dai 6, dalla scuola materna, dalla scuola elementare fino al diploma, si dà la possibilità ai nostri figli, ai nostri fratelli, di sapere che c'è questa possibilità, che nel compiere l'azione di dare facciamo la volontà, tra virgolette, di chi ci ha dato la vita, perché la vita diventa un dono. Sottrarre la vita agli altri, andiamo in opposizione a questo principio. Però le due cose esistono e nessuno può decidere qual è il bene e qual è il male. Però quello che noi possiamo fare, possiamo impegnarci, è quello di insegnare che esistono queste due possibilità. Epidio, come ti senti tu da artista, considerando che per 30 anni la tua statua, la tua opera apre e chiude la festa patronale e viene venerata dalle persone? E io non posso altro che sentirmi, tra virgolette, contento di questa azione che ho fatto. Quindi è un qualcosa che, ritornando al discorso iniziale, mi gratifica e mi avvicina a questo concetto di uomo, come immagine, ripeto, riflessa di una fede, di un'immagine divina, così. Quindi io divento un qualcosa che appartiene a un qualcosa di molto molto più grande di me, e quindi mi rassicura, mi gratifica. Però in contemporanea mi rattrista, perché non siamo ancora nelle condizioni di diffondere attraverso tutta la nostra struttura organizzativa, che, come dicevo un attimo fa, è la scuola, perché ti prende dai 3 anni e ti lascia ai 16, ai 18, non siamo riusciti ancora a diffondere, tra virgolette, la cultura, e userei il mio termine, che non è né quella del bene né quella del male, ma è la cultura della relazione armonica fra il bene e il male. Perché le due cose non si possono cancellare. Quello che si può sperare, dal mio punto di vista, è questa armonia che si può creare fra gli opposti. Perché la stessa porzione del mio corpo è una parte destra e una parte sinistra, è una parte inferiore e una parte superiore. Quindi la speranza è che si arriva a una relazione armonica fra le parti del corpo, che il corpo può essere la società, e a questo punto si determina l'armonia che conduce alla vita. Perché quando c'è l'opposizione,
c'è la battaglia, c'è la guerra. Quindi quando si sostiene la propria idea di bene contro l'idea del male di un altro, che per lui è il bene, inevitabilmente qualcuno muore. Quindi quando le due cose, le due, diciamo, idee cercano la relazione armonica, alla fine c'è la vita. Non c'è la sopraffazione di uno o dell'altro, del bene e del male, ma c'è l'armonia di quel confine che va nella porzione del bene e nella porzione del male. Ci deve essere una convivenza. Sì, in questo modo praticamente io non cerco la libertà, non cerco il carcere per l'altro, non cerco, io cerco l'armonia fra le parti. E allora in questo modo qual è questa civiltà o società ideale che ne viene fuori? Non abbiamo bisogno delle carceri, perché nessuno va a rubare. Non abbiamo bisogno dei carabinieri, perché nessuno va a rubare le statue. Non abbiamo bisogno degli avvocati per difendere coloro che hanno rubato le statue, perché tutti hanno questa questo grado di relazione umana che diventa convivenza armonica, pur esistendo il male e il bene. Non si arriva ad annullare il bene e il male, perché dai punti di vista esistono tutti e due. L'unica è quella di, diciamo così, di tracciare un piano di formazione di una nazione che va in direzione della relazione fra le parti, che deve determinare non la libertà di una parte contro l'altra. Ogni parte rimane se stessa, però con l'intento che mirano ad avere una relazione armonica. Non io mi libero dell'altro, perché liberarsi dell'altro significa avere una conflittualità eterna. Invece dell'altro non voglio liberarmi, voglio armonizzarmi con l'altro. E quindi questo determina, diciamo, questo sogno che stiamo rincorrendo da 2500 anni, 3000, che è la volontà di Dio, perché alla fine non ti dice di eliminare il male, non ti dice di il bene, ma di trovare questa relazione armonica. Questa armonia. E quindi con questa armonia praticamente tu non cerchi né la pace né la guerra, ma cerchi l'armonia, perché se cerchi la pace facendo la guerra, il risultato è sempre lo stesso. Elpidio, la tua carriera artistica va al di là del Sant'Elpidio, perché tu hai una carriera lunghissima, tante opere, sei anche un accademico, e tra le tue opere compare spesso la Nike, con un uovo. Sì. Come mai? E riallacciandomi al discorso che è partito da questa riflessione, da questo evento della statua di Sant'Elpidio, mi sono posto la domanda sempre: perché uno costruisce la statua e l'altro la va a rubare? E l'opera che mi è capitato, diciamo così, che mi ha impressionato di più su questa riflessione, è una scultura che è esposta al Museo del Louvre a Parigi, la Nike di Samotrace. Allora la domanda: chi l'ha costruito? Sembra facendo una riflessione su me stesso. Io ho fatto Sant'Elpidio, perché l'ho fatto? Ho detto, sto scultore, perché ha costruito ha realizzato quest'opera? Allora, facendo tutto una ricerca che è durata una decina di anni, alla fine, che tutti la possono fare, perché ci sono le testimonianze storiche riportate nei testi, la conclusione c'è la scultura a Parigi. Quindi partendo da quella realtà che io ho visto, sono andati indietro nel tempo. E andiamo prima di Cristo. Andiamo 200 anni, 250 anni prima di Cristo. Che cos'è la Nike di Samotrace? Non è altro che la conclusione di una cultura quasi in tutto il Mediterraneo, durata 2000 anni, circa 2000 anni, che manifesta questa continua conflittualità fra i popoli. Allora, le stesse città vicine, con poca distanza, Sparta e Atena, e si alleano per conquistare altri territori. Poi dopo cambiano le alleanze fino al punto di arrivare che Sparta sottomette e distrugge parte di Atene. E quindi si glorificano tutti questi eventi
modellando, scolpendo, facendo sculture che registrano tutti questi eventi, fino al complesso architettonico per quei tempi unico nel mondo greco, il Partenone, che rappresenta la celebrazione di tutto questo pensiero divino e tutta questa conflittualità dei popoli. E dopo questo viene attaccata Atena, distrutto, sì. Alla fine l'ultima, almeno la vittoria che ho registrato di Rodi con altri popoli, costruiscono la Nica di Samotrace. Quindi la Nica di Samotrace non è altro che, dal mio punto di vista, diciamo così, l'espressione di questa incapacità di portare l'armonia fra due popoli, che possono essere anche due persone. Quindi praticamente esprime quello, perché lo scultore ha dovuto, praticamente, che gli hanno commissionato questa scultura, ha realizzato quest'opera per dire che un popolo è stato capace di organizzarsi con delle barche, delle navi, dell'esercito, per distruggere un altro popolo. Quindi ecco la vittoria, abbiamo vinto. E questa, purtroppo, questa cultura involontariamente è arrivata fino a noi. Perché con quel principio, con quella educazione di vittoria, si sono confrontati, scontrati con tutto l'impero romano. E l'impero romano ha portato sempre avanti il concetto di vittoria. Nel senso che erano capaci di costruire i ponti, di distruggere le città, di ricostruire. Ecco. Poi, qual è stato l'epilogo di tutto il sistema del, non so, all'interno del Mediterraneo, con i greci, i persiani, arrivano i romani. Cosa succede con i romani? Tutto? Alla fine arriviamo al sacco di Roma, arriviamo ai giorni nostri. Arriva qualcuno che prende la Nica di Samotrace, la fa simbolo della riproposizione di un impero, di una parte di una nazione contro un'altra nazione, ma non 4.000 anni fa, forse 60 anni fa, più o meno. Forse 60 anni fa, in un ufficio, qua c'è l'uomo che si è messo a disposizione, no? La rappresentazione dell'uomo pio che si è messo a disposizione per gli altri, in un altro ufficio c'era dietro la Nica di Samotrace, 60 anni fa. E qual era il simbolo di questa, lo ripeto un'altra volta, era quello di dire ai nostri figli: voi dovete lottare, ma non per trovare l'armonia con l'altro, no, lo dovete ammazzare, perché è la vittoria si ottiene, secondo quella cultura, non insegnando, insegnando la propria umanità all'altro, no, ammazzandolo. È quello che è successo stamattina, è quello che, non so, l'altro ieri. Come noi ci armonizziamo tra questa parte della striscia, non so come si chiama, senza far nome, l'altra striscia? Buttando giù un aereo. Quindi la nostra umanità oggi si esprime ancora con la capacità di utilizzare la tecnologia, non so, lo scalpello ultimo inventato, che può essere il computer o tutto, ammazzando quello che è il contenuto all'interno di questi strumenti tecnologici, che sono 200-250 persone. In nome di una vittoria. E quindi perciò mi è, ripeto, tutta questa riflessione è finita su quella, perché poi tutte le altre sculture vanno sempre in quella direzione. Poi arriva il cristianesimo, però diventa una parte del il pensiero di una parte dell'umanità, non dell'intera umanità, che poi crea delle conflittualità con altre religioni. E quindi non si cerca nemmeno di avere l'armonia fra queste religioni, ma si cerca la vittoria all'interno delle religioni, nel senso, ecco. E allora a questo punto io ho insistito con questa ricerca sulla parola, sul significato di vittoria, per fondere, diciamo così, per infondere, per portare, diciamo, alla ribalta un nuovo termine. Non più la libertà, non più la democrazia, ma qualcosa di più, partendo da questi risultati, non so, di quello che è stato, no? Tutto il vissuto che ha portato
alla realizzazione della vittoria di Samotrace, di tutto quello che ha portato alla realizzazione dell'impero romano, di tutto quello che ha portato alla Costituzione, non so, della nostra Costituzione, e quindi a dire siamo pronti all'armonia e non più siamo pronti alla morte, perché non serve a niente insegnare ai nostri figli siamo pronti alla morte. Vuol dire che non abbiamo studiato, che la scuola è rimasta ferma a 3.000 anni fa, quando c'era la parola libertà, che significava rendere schiavo l'altro. E quindi ancora oggi noi insegniamo la libertà come strumento per rendere schiavi gli altri. E quindi, partendo da questa riflessione e da questa constatazione reale, io praticamente non è che voglio lottare, voglio vivere con, diciamo, serenità, con questo sorriso, con questa, vorrei portare avanti il discorso di armonia. Quindi praticamente io sono pronto all'armonia, non sono pronto alla lotta, non sono pronto alla libertà, non sono pronto alla morte, io sono pronto all'armonia. E quindi, partendo da questa, conclusione in relazione a questa esperienza, perché poi la storia insegna che, andando avanti con altra esperienza, non è che si cambiano le idee, si sommano le conoscenze e si hanno nuovi progetti o nuovi ideali. Però il nuovo ideale che viene fuori, in questo caso il nuovo ideale è quello di diffondere l'armonia, inizialmente è un'idea, poi se diventa questa idea patrimonio di una nazione, diventa un ideale. Allora il sogno mio qual è? Che alla fine ne venga fuori un inno dove si dirà siamo pronti all'armonia e non a dire siamo pronti alla morte. Perché ci dobbiamo aspettare i morti, perché già lo sappiamo, perché la storia già ce lo insegna, che se io insegno a ottenere la libertà rendendo schiavo l'altro, domani toccherà a me, perché il figlio dello schiavo dell'altro si organizza e in nome di una libertà del padre mi renderà schiavo. Ed è quello che la Nica di Samotrace ci insegna. Però non l'abbiamo imparato. Cantiamo ancora oggi, siamo pronti alla morte. Vero. Non l'abbiamo imparato. Insomma, sembra la scoperta dell'uovo di Colombo. Io sfido chiunque a dimostrarmi che noi stiamo insegnando la relazione armonica ai nostri figli. Questa è la riflessione. Allora, tutto questo, viene fuori questa Nike che, anziché di protendere, non so, le braccia, avendo nelle mani una spada, porta un uovo che non diventa il simbolo, della potenza dell'uomo, ma diventa il mezzo, lo strumento per depositare in quello che nel nostro apparato, diciamo, riproduttivo, che è la prima cellula, che può essere il nostro bambino, riporre in lui questa nostra riflessione. Quindi non si presenta con la spada ma si presenta con il mezzo, con, diciamo, questo involucro esterno, dove all'interno c'è questa nuova vita che non è altro che la nostra continuità. E quindi noi doniamo, lasciamo a deposito questa nostra riflessione, che diventa punto di partenza per un nuovo ideale. E più di armonia dell'uovo, ne stai parlando, ovviamente stai facendo una lezione magistralis. Solo una riflessione di pomeriggio, parlando tra due amici. Un'altra cosa che mi ha colpito nella tua biografia è l'interpretazione di Gesù Cristo che tu fai, che può essere interpretato come Gesù Cristo e come una donna che venera in effetti la passione. Sì, l'immagine che hai visto in internet, così, che dovrebbe essere una donna che ha la postura del Cristo, sì, praticamente le braccia aperte, è un'opera che ho fatto quando ho appreso la notizia
che una donna si era trasformata in macchina di morte, una donna kamikaze, e praticamente si era fatto saltare in aria e aveva determinato, sembra, 30 morti. Allora, praticamente, se, ritornando sempre a quel discorso, in nome della vita, in nome di liberare qualcuno, lei si è fatta ammazzare. E allora io ho fatto questa riflessione: come il Cristo, come uomo, poi per i credenti diventa l'immagine di Dio che si materializza fra gli uomini, per lasciare il suo messaggio dalla propria vita. Allora, se questo non viene spiegato in termini di armonia, si crea la confusione che praticamente io mi faccio ammazzare, ammazzo gli altri per dare la vita. E quindi allora dal mio punto di vista ho colto questa triste esperienza, azione compiuta da questa donna, mettendo proprio in evidenza che se la donna, che ha il ruolo della relazione armonica con la parte maschile, godersi la vita e continuare la vita, inizia pure lei ad ammazzare, diventa veramente grave. Molto grave. Ecco, e allora io ho collegato questo gesto di dare la propria vita per gli altri a quello che è successo col Cristo. Mentre il Cristo dà la propria vita senza ammazzare e ci lascia il dono eterno della concretezza che nessuno può ammazzare un altro che ha un'idea diversa della mia o che compie un'azione diversa, non lo posso ammazzare, perché questo mi viene insegnato già dall'esempio di Cristo. Perché indipendentemente da tutto il discorso spirituale che ognuno può arrivarci o non arrivarci con la propria fantasia, con gli studi, ma quello che è certo è che un uomo fu ammazzato per le proprie idee. E allora se io prendo quello come lezione, ogni volta che riesco a insegnare a qualcuno e a me stesso di non ammazzare l'altro, Cristo è risorto, perché un uomo non è morto. Se io non insegno e non riesco a fare questo, la morte del Cristo non è servita a niente. Allora questa donna che si fa ammazzare e ammazza, non gli è arrivato l'insegnamento che viene dalla morte del Cristo. Quindi praticamente c'è ancora da studiare tantissimo in queste tre figure. La figura dell'uomo, che cos'è l'uomo, che cos'è il Cristo, che cos'è la donna che diventa lo strumento per togliere la vita, mentre nasce come elemento di universalità per continuare la vita. Allora c'è qualcosa che va studiato, perché dall'azione prodotta abbiamo registrato solo la morte. Epidio, la tua prima opera è stata un gallo registrata. Sì. Perché? Avevo sui 12-13 anni un po' le prime opere che venivano fuori. Non so, c'era Picasso che aveva fatto La capra, il gallo. Avevo visto un'altra opera, La Marsigliese, in alto a sinistra c'era questo gallo. E allora, anche in questo caso mi ero posto perché qual è il simbolo, qual è di questo? E poi, riflettendo a livello proprio così autodidatta, spontaneo, vedi che diventa l'elemento che gestisce il tempo, no? La relazione delle stagioni, ti sveglia, quindi tutto, e alla fine poi c'è questa famigliola che si genera, dopo, vedi proprio
La natura, vedi l'organizzazione proprio della natura nella sua semplicità che ti garantisce la continuità, e quindi il gallo, la gallina, l'uovo, i pulcini, tutta questa relazione, e quindi questo elemento diventò oggetto di studio. E allora, con la tecnica che conoscevo della saldatura, piegatura del ferro, ne feci una copia, perché in effetti non vai a caricarlo di nessun valore, diciamo, espressivo e comunicativo, è solo un mezzo per, non so, per imparare a riprodurre la realtà che hai davanti a te. Mentre poi le altre sculture, per me aveva, diciamo, questo valore di tutto il ciclo della natura, della semplificazione, proprio della nostra terra, tra virgolette, non industrializzata, ma ancora quello del mondo contadino, rurale, dove i tempi erano gestiti proprio dal canto del gallo al tramonto, tutto. Mentre poi le altre sculture diventano espressione di una riflessione, e con un po', diciamo così, di voglia di trasmettere, ripeto, da un'idea, con la speranza che diventa un ideale che possa servire alle nuove generazioni. Quindi, partendo dal gallo, se andiamo a vedere alla fine nella Nike di Samotrace, troviamo la forza, le ali, la forma della natura, e solo che se andiamo nel mondo della natura troviamo un equilibrio che alla fine è meno selettivo, violento di quello che tra virgolette noi chiamiamo umano, perché nessun gallo si sogna la mattina di inventarsi qualcosa e buttare giù le torri degli altri, insomma, anche se succede qualcosa, ma è quello dell'equilibrio della natura. Però noi, rispetto all'animale, abbiamo questa, diciamo, tra virgolette, presunzione di definirci umani, e quindi non è umano farsi una scultura per dire che siamo più bravi perché abbiamo bruciato una città, e quindi è l'opposto del valore di umano. Comunque, quello che a me praticamente mi rallegra è che questo concetto di umanità è solo appena all'inizio, è un qualcosa magari di questi giorni che noi parliamo di relazione umana che tende all'armonia. E allora, visto che è così giovane e crescerà, quindi la speranza c'è che un giorno si può avere una società armonica, perché qualcuno ha sognato una società libera, l'hanno ottenuta, però era libera dal loro punto di vista ed era schiava dall'altro punto di vista, e viceversa, e ci ha condotto a questa, tra virgolette, schiavitù, che, ritornando al discorso iniziale, tu fai la statua, l'altra te la viene a rubare. E allora il sogno dopo 30 anni qual è? Che io non è che faccio la statua per glorificare qualcuno, faccio la statua per registrare l'armonia esistente tra di noi. Allora, a questo punto non c'è bisogno di un custode per, non so, per evitare il furto, perché nessuno, diciamo, in questa società che si può costruire, nessuno ha bisogno di rubarsi una statua, perché gli appartiene, perché è un qualcosa che esprime la relazione armonica e non esprime il mezzo, non so, del potere di uno contro l'altro, e non ha un valore nel suo peso, nel suo materiale, ma ha un valore nella sua esistenza universale. Quindi alla fine serve a tutti. Insomma, questo è il mio sogno, diciamo, da non da artista, da uomo. Perché il concetto di uomo è molto semplice. Praticamente l'uomo è quell'essere che supera il proprio istinto naturale, che è quello di accaparrarsi la roba degli altri, di fregare la roba agli altri, ha paura dell'incertezza del domani. Quindi l'uomo è quello che ha superato tutte queste paure e quindi vive nella relazione armonica con l'altro. Quindi basta solo diventare uomini. Quindi basta non diventare, potrei fare l'elenco senza offendere nessuno, no? Basta non diventare ladri,
non c'è bisogno del carabiniere, quindi non si diventa carabinieri, perché se si diventa carabinieri si in altre istituzioni può essere un soldato, se si diventa soldato non è più un uomo, si può anche ammazzare, vedi l'importanza del valore, quindi basta solo diventare uomo. Quindi quando noi proiettiamo la nostra cultura, la nostra formazione in direzione di diventare uomini, è fatta. Perché a quel punto non sei né di questa nazione né dell'altra, non sei di nessuna categoria, sei un uomo. Non sei né maschio né donna né femmina, niente, sei un uomo. Che cos'è l'uomo? È quell'essere che è capace di vivere in relazione armonica con l'altro senza liberarsene. Perché nel momento in cui tu ti vuoi liberare dell'altro, non sei più l'uomo che cerca l'armonia, sei quello che vuole rendere schiavo l'altro. E questa è un po', diciamo, tutta la riflessione su questi 30 anni. La riflessione sui 30 anni del messaggio, soprattutto. Sì, il messaggio è questo, almeno quello che viene racchiuso, partendo dalla statua di Sant'Arpino, viene racchiuso nell'ultima scultura che ho fatto, che è il Davide ideale, partendo dal Davide di Michelangelo. Anche in questo caso, Davide non cerca l'armonia con Golia, perché prova a riflettere un attimo. Se Davide fa un attimo di riflessione in quello ideale, no? Non quello storico, lo rispettiamo, quello ideale, dice, è meglio avere un gigante per amico, è inutile. Allora vedi, in questo caso io non mi libero, cerco l'armonia. Alla fine io non devo lottare, perché se mi faccio furbo e ammazzo un gigante, devo riflettere che quello avrà i figli, si faranno furbo e mi ammazzeranno. E sono 2500 anni che stanno ancora ammazzandosi con questo principio di farsi furbi e ammazzare l'altro. Quindi la riflessione di questo Davide ideale che ho fatto io, lui non cerca più l'astuzia, il suo volere umano di ammazzare l'altro, ma cerca quello di diventare uomo armonico con l'altro, con questo concetto di armonia. Quindi lui non si presenta più con la fionda e il sasso, ma si presenta con le mani, con questo dono della vita, sintetizzato col simbolo della prima cellula che contiene tutta la nostra informazione del nostro corpo, quindi in una mano presenta quest'uomo, simbolo di questa nuova idea di armonia fra le parti. E Pide, un'ultima domanda, era proprio sul futuro e le tue opere. E il futuro è oggi, perché praticamente quello che tu hai fatto, stai facendo in questo momento, determina, perché parlare del futuro serve a poco, che quello che stai facendo in questo momento, che è futuro, perché un attimo fa non c'era, e quindi praticamente il futuro è essere sempre presenti, direi così, perché ogni azione che tu fai è presente. Presente, futuro e passato. Sì, perché allora se in questo momento io accetto di fare la statua, sto facendo lo scultore. Se io invece mi organizzo per fregarla, non nel futuro divento ladro, già sono ladro. Quindi io non è che divento scultore fra 30 anni, sono già scultore. Perché sto provando di fare la scultura. Quindi se spostiamo questa domanda, non so, la facciamo al bambino, lui non è l'uomo del domani, è l'uomo di 3 anni o di 2 anni, di questo momento. E quindi è a lui che tu dai tutta l'universalità. Non è quando diventerai grande, perché già sei grande. Perché se gli dai un territorio inquinato, glielo stai dando oggi, non domani. Che lui se ne frega del domani, magari non ci arriva. Quindi è il presente che va vissuto, che poi diventa subito passato, e quindi per un attimo tu hai vissuto il futuro. Quindi è tutta questa riflessione per dire, è il presente quello che determina noi stessi, perché domani già è tardi. Se tu hai inquinato tutto,
hai determinato già il tuo futuro. Quindi è il presente quello che io cerco di vivere con questa universalità, annullando il tempo. Anche, ripeto, facendo la ricerca del passato ti porta a una formazione. E questa formazione mi porta a essere sempre presente. E quindi con il presente, quando tu fai l'azione stai determinando il futuro. Ma non in un tempo che non vivi, ma un tempo che stai vivendo. Perché comunque il futuro tu lo vivi. Perché, sì, perché dietro è tutto passato un attimo dopo. Epidio, noi ti ringraziamo per la tua disponibilità e speriamo di vederci l'anno prossimo. Sì, sì, il discorso del futuro, no? Cioè, ci siamo già eterno, hai capito? Poi è tutto relativo. L'importante è che adesso c'è stato questo, diciamo, questo punto, questo momento di rievocazione piacevole per l'umanità, perché c'è stata questa, diciamo, voglia di riflettere su queste due azioni compiute dall'uomo, e quindi questo ci dimostra ancora una volta che il mondo dipende da noi, da ognuno di noi. Quindi ognuno di noi deve assumersi le sue responsabilità, non le può demandare a un altro.